Amici, quanti di voi conoscono Davide Valsecchi? Beh, ve lo dico subito, è una delle principali voci in telecronaca del palinsesto di Formula 1 che Sky presenta. Ma il vero quesito che voglio porvi è: quanti di voi conoscevano le reali potenzialità di Davide Valsecchi? Ecco, cerco di spiegarvelo attraverso questo breve documentario che spiega perché Davide avrebbe meritato un sedile in Formula 1. Buona visione a tutti! Davide Valsecchi è un classe 1987, è alto 1,73 m ed è originario di Eupilio, in provincia di Como, nel pieno della Lombardia. Proprio in questo centro Davide si innamora fin da piccolo del mondo dei motori e più in generale della velocità. Adesso dobbiamo fare per un lasso temporale largo per arrivare al 2003, anno in cui la carriera motoristica di Davide inizia a tutti gli effetti, perché Valsecchi partecipa alle competizioni Formula Renault, un campionato automobilistico che rappresenta genericamente un trampolino di lancio verso le vette del motorsport per i giovani piloti. Nella sua permanenza quadriennale in questa disciplina, Davide inizia a racimolare grandissimi risultati e a mostrare fin da subito un grande talento e una completezza di un pilota già quasi maturo, tanto che si incrementano le voci nel suo conto. E così nel 2008 inizia la sua carriera in GP2 con il team Durango. Al termine della prima stagione riesce a piazzarsi ottavo in classifica generale, quindi un risultato di tutto rispetto, contando il terribile incidente che Valsecchi deve fronteggiare. Perché durante una staccata l'impianto frenante della sua Durango si ro rompe e Davide sbatte contro le barriere. I problemi fisici successivamente derivanti costringono Davide a saltare le gare successive. Ma lui stesso si riscatta poi a Monza, sempre nel 2008, vincendo la sua prima gara in questa serie, di fronte a un pubblico italiano in visibilio per le emozioni da lui regalate e con una crescente attenzione nei suoi confronti. L'anno successivo, sempre in sella alla Durango, finisce quarto, migliorando nettamente il risultato dell'anno scorso. Contemporaneamente, Valsecchi partecipa alla GP2 Asia Series, ed è un autentico mattatore di questa categoria, perché vince tre gare e sale altre tre volte sul podio, riuscendo ad ottenere il titolo addirittura con tre gare d'anticipo, una dimostrazione di forza chiarissima. Gli ultimi risultati sono arrivati fortemente alle orecchie dei team di Formula 1, tanto che nel 2011 Valsecchi è ingaggiato come collaudatore del team Lotus in Formula 1, primo tassello decisivo per la sua carriera. Davide debutta subito, impegnato nelle sessioni di prove libere del GP della Malesia, che inaugurano quella stagione. In contemporanea, però, la sua avventura in GP2 prosegue, vincendo il Gran Premio di Monaco, una delle corse più ambite di tutto il mondo dei motori. È il 2012, però, l'anno dell'esplosione definitiva, quando Valsecchi cambia team, passa alla Dams, e vittorie e piazzamenti cominciano a diventare una consuetudine, così tanto numerosi da sconfiggere in una battaglia testa a testa per il campionato il brasiliano Razia. Valsecchi è diventato infatti campione del mondo in GP2, il secondo italiano di tutta la storia a riuscirci. Valsecchi ha dimostrato una polivalenza in quell'anno da pilota maturo, da pilota che dalla serie B del mondo dei motori, quale rappresenta la GP2, è pronto a fare il salto di categoria, ora o mai più. È giunto il momento di approdare come pilota fisso in Formula 1. La Lotus lo blinda e giura amore eterno con Valsecchi, ma nel 2013 lo relega ancora a terzo pilota e collaudatore, nonostante Davide fa segnare nei test e nelle libere dove è impegnato quasi sempre tempi in linea con i piloti titolari, Raikkonen e Grosjean, quando è in sella alla E21. Lotus, nonostante le potenzialità quell'anno, fa segnare un campionato appena sufficiente. E l'attesa per Valsecchi è davvero logorante. Davide sente che è arrivata l'ora di debuttare, ma l'amore che la Lotus le aveva concesso inizialmente svanisce di settimana in settimana. La Lotus, per la stagione 2014, preferisce a Davide Pastor Maldonado, pilota venezuelano con ottimi agganci nel pianeta Formula 1 e soprattutto con sponsor che potrebbero far crescere i capitali della scuderia. La sella rimasta vacante a causa dell'addio di Kimi Raikkonen, che è tornato in Ferrari, va a Pastor Maldonado. Valsecchi deve ingoiare questo boccone amaro, uno sgambetto che fa parlare tutto il circuito. Le promesse non vengono mantenute.
L'orgoglio di Davide è ferito, non può perdonare questo al team inglese. Deluso e ormai in ritardo per collocarsi altrove, il velocissimo pilota lombardo lascia la Lotus a febbraio 2014 e il sogno della Formula 1 sembra terminare definitivamente. La Formula 1 si dimostra ancora una volta una cerchia ristretta, un'elite chiusa, dove molte volte più che il talento prevalgono gli sponsor che un pilota riesce a portare con sé. Un circolo vizioso che non ha sfavorito soltanto Davide, ma sono tanti nomi vittima di questo sistema. Una categoria fatta più da stime economiche che da divertimento, passione e bellezza di per sé. Dopo questa sfortunata parentesi, Valsecchi è diventato un telecronista sportivo che compone la squadra preparata, simpatica e capace di intrattenere gli spettatori di Sky Sport Formula 1, assieme a Vanzini, Genè, Federica Masolin e via discorrendo. Valsecchi è riconosciuto dagli altri piloti del paddock come una figura molto competente e capace di strappare un sorriso anche nella tensione del loro pre-gara. Ma io, tutta la redazione di Febris Analysis e spero anche molti di voi dopo aver visto questo mini documentario, avrebbero voluto vederlo in altri vesti, con un casco e all'interno di una monoposto a correre a 300 km orari ogni domenica. Purtroppo non è accaduto, ma Davide resterà sempre una promessa che si è fermata ad un centimetro, anzi per meglio dire ad un milione di dollari, dalla consacrazione in Formula 1.